Il taglio è fantastico finché. Per fortuna Cerebellato Medical Group. Siamo con il presidente del consorzio Treviso, siamo noi. Allora, innanzitutto, come è nata quest'idea di voler raggruppare le squadre del Trevigiano? Ma diciamo passione per lo sport. Penso che sia un progetto bello nel coinvolgere i diversi sport e metterli tutti insieme. Chi ha avuto l'idea in particolare? Ma diciamo che è un'idea che è nata da noi e, avendo buoni rapporti con il rugby, abbiamo fatto il primo incrocio rugby allo stadio del calcio, giocatori del Treviso Calcio allo stadio del rugby, e speriamo che futuristicamente questa cosa qua proceda in più ambiti, perché crediamo appunto che l'unificazione e mettere insieme tutti gli sport sia anche un valore aggiunto per la nostra città. E non solo il rugby, comunque anche il volley, che nel Trevigiano sta andando fortissimo, con l'Imoco in particolare. Sì, abbiamo fatto lo stesso incrocio anche con il volley, è un'operazione riuscita, siamo stati contenti di essere stati ospiti al Pallaverde, alla partita dell'Imoco, e appunto, come dicevo prima, penso che questi progetti siano da portare avanti proprio per dare un'unificazione allo sport cittadino e un valore aggiunto per tutti quanti. Treviso è sempre stata una città dello sport e io spero che tutti gli sport stiano e continuino ad essere ad alto livello, perché la città merita questo. E non chiediamo ovviamente riscontri, perché questa iniziativa è partita da poco, però comunque a livello social è stata molto apprezzata finora, ci sono stati tanti like e tante condivisioni alle vostre iniziative. Sì, è stata una sorpresa anche per noi, diciamo che appunto siamo appena partiti con questi incroci, però abbiamo avuto veramente tanta soddisfazione, perché tanti si aspettavano da tempo questa tipologia, diciamo, di incroci. Ecco, un'ultima cosa, diceva che volete ovviamente che questo progetto si espanda, avete già qualche altro contatto, ce lo potete dire? Ma contatti con lo sport, con gli altri sport cittadini ce ne abbiamo, il nostro obiettivo è quello appunto di approcciarsi a tutti quanti quelli che praticano sport nella città di Treviso. Anche perché in questo caso farebbe presa anche magari sui giovani che vogliono iniziare a praticare una disciplina sportiva, e l'effetto emulazione in questo senso sarebbe molto positivo. Ma io la leggo guardando me stesso, che sono sempre stato appassionato di tutti gli sport, lo sono tuttora, perché mi piace andare a vedere il rugby, mi piace andare a vedere il basket, sono calciofilo dalla nascita, e penso che sia un messaggio per tutti quanti, sia per i ragazzi che intraprendono una strada sportiva, ma anche per le famiglie stesse, che magari possono intendere che tra una disciplina e l'altra c'è questa unione di intenti. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.